Oggi parleremo degli iperborei, che lo storico Erodoto vede locati nell'estremo nord del mondo abitato. Buona visione. Gli iperborei. Il termine iperborei deriva dal greco antico e significa gente da oltre il vento del nord. Questo popolo abitava la leggendaria Iperborea. In questo regno di pace e abbondanza c'era l'eterna primavera. Il sole splendeva giorno e notte ed era praticamente inaccessibile perché era protetta da enormi pareti di ghiaccio trasparenti. Né si poteva accedere con mezzi di trasporto convenzionali, dal momento che questo enigmatico paradiso era custodito da potenti razze di semidei chiamati per l'appunto Iperborei. Questo popolo era formato da esseri altamente psichici che non conoscevano né la vecchiaia né la malattia. Erano una società avanzata, amante dell'arte e della pace. Erano esseri molto alti, con gli occhi blu, capelli biondi e la pelle molto bianca. Questa antica razza ha origine extraterrestre, come gli Atlantidei. Si pensa che una parte di questa civiltà sia tuttora presente all'interno del pianeta Terra. Infatti alcuni scienziati hanno confermato che ci sarebbero aperture nei poli e che potrebbero servire come ingressi ad un mondo sotterraneo nascosto. Secondo alcune testimonianze, uno di questi accessi a quei luoghi nascosti si celerebbe anche presso il Monte Shasta, in California. Si dice anche che alcuni discendenti degli Iperborei, nel corso del tempo e della storia dell'umanità, siano venuti in superficie e si siano adattati con altre culture primere, migrando verso terre più meridionali, mescolandosi per l'appunto con altri gruppi etnici abitanti di diverse regioni del pianeta, come l'Islanda e l'Europa, così come le terre himalayane o il continente americano, contribuendo alla conoscenza della matematica, dell'astronomia e dell'agricoltura. Un'antica tradizione tibetana dice che l'isola bianca Iperborea è l'unico luogo che è sfuggito al destino generale di tutti i continenti dopo la catastrofe. Non può essere distrutta dall'acqua o dal fuoco, poiché è la terra eterna. Gli Iperborei, secondo Ecateo di Mileto, VI secolo a.C., abitavano all'estremo nord, tra l'oceano e i monti Rifei. Dobbiamo prospettarci di comprendere che esistono miriadi di specie aliene, in quanto consci che viviamo in un pianeta che assieme ad altri ruota attorno ad una stella, il nostro Sole, che è parte di una galassia nella quale di stelle se ne contano a miliardi e di quelle galassie a loro volta ne esistono ancora miliardi, tutte lì, nel nostro grande universo che, a quanto pare, sembra essere solo uno di molti altri. Da macrocosmo a microcosmo sembra che siamo parte di una struttura che ci sembra infinita, dove esistono mondi che hanno solo dimensioni diverse e sappiamo che pullulano di vita, visti i parametri in cui possiamo vedere ciò che è dato a noi percepire.